giacca decorata in un armadio, odor di naftalina, foto vecchie, una bandiera un po' squalcita, cose da esporre in vetrina. È così che un uomo anziano con la mente ricorda i suoi tempi passati, quella lotta per unire queste terre, sopravvivendo a ben due guerre. Passa i giorni nelle piazze del paese a parlare delle sue disavventure. I discorsi sono lunghi e ben disposti, non nascondono però le sue paure. Freddo, fame e nostalgia lui ha passato, camminando anche scalzo in mezzo al ghiaccio. A Natale, a Capodanno niente festa, solo bombe che gli sfiorano la testa. I suoi 20 anni li ha passati là in trincea, i suoi compagni tutti morti per un'idea. Se sia sbagliato o ingiusta, la storia se la giusta. Grandi parate, alte uniformi messe al sole, coppe e trofei, qualche medaglia al valore. Una volta all'anno si ricordano di loro. Legge a stento le notizie sui giornali, ogni giorno troppo chiare. Secessione e promesse elettorali, una guerra da rifare. Troppe volte si sarà chiesto per cosa ha passato tanti anni in prima linea, con in testa il general Mussino, il picchetto d'onore a Solferino. Conta i giorni con calma e rassegnazione di chi ha visto e combattuto tante imprese. Spende i soldi di una misera pensione, spera sempre che bastino a fine mese. Si raziona i pasti come fosse in guerra, a testa alta osserva quei cimeli. Fascia nera al braccio in segno di lutto, il benessere non l'ha mai conosciuto. I suoi 20 anni li ha passati là in trincea, i suoi compagni tutti morti per un'idea. Se sia sbagliato o ingiusta, la storia se la giusta. Grandi parate, alte uniformi messe al sole, coppe e trofei, qualche medaglia al valore. Una volta all'anno si ricordano di loro.